Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La Vergine Maria saluta degli infermi e la compagnona principale della nostra città di Maria Madre. E oggi ne celebriamo la festa. La devozione alla Madonna è sempre presente nel cuore di ogni cristiano, nel cuore di ognuno di noi. Oggi, in modo particolare, la invocheremo sotto questo titolo, salute degli infermi. Infermi nel corpo, ma principalmente infermi. Chiederemo al Signore, attraverso l'intercessione della Madonna, di essere felici nel corpo e nello spirito, nel corpo per godere del dono che il Signore ha fatto al nostro corpo, nello spirito per godere dei beni spirituali che sempre il Signore ci ha attraverso la sua religione. Ed ora, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a sì.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nemici.
Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Ai professori, ai tutti, ai loro figli.
Thank you.
ricordati dei nostri fratelli Martina, Giuseppe, Luciana e Lino, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti gli appunti che si affidano alla tua clemenza mentre a vedere la luce del tuo volto. Di noi tutti altri misericordia, donaci di avere parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, la Regina Madre di Dio. Con gli Apostoli e i Santi, che in ogni tempo di furono riveriti, vedi Gesù Cristo, con il mio caricaremo la tua. Thank you.
E io accanto a Cristo, nel tempo in cui Dio si parlava a Paolo della narrazione di lui. Non credevo a loro né alla narrazione né all'esistenza di Dio. Io, intanto, avevo letto in un giornale del paese che il 16 di aprile Bernadette aveva avuto una narrazione e che la legge aveva sorriso. E perciò avevo deciso di recarmi a lui per curiosità. Mi recai in casa dei genitori e trovai la Bernadette seduta alla porta, intenta a camminare un paio di casa. Dietro mi ha chiesto, egli mi parlò delle apparizioni con una semplicità e una sicurezza che mi turbavano. Ma insomma, come sorrideva con la bella signora. La piccola passerella mi guardò con aria di stupore. Poi, dopo un istante di silenzio, esclamò: «Oh Signore, bisognerebbe essere un santo nel cielo per fare quel sorriso». Io mi sentivo disarmato. No, non mi intima. E io ero lì per gettarmi in ginocchio davanti a lui per chiedere perdono. E Bernadette allora disse: poiché vi professate peccatore, io vi farò il sorriso della legge. Allora si alzò lentamente in piedi, congiunse le mani e apportò un sorriso talmente celeste quale io non mai mi sono dato a trovare. Vidi il suo viso riflettere una luce che mi dico. Senza accorgermi, ero già caduto in ginocchio davanti a lui, persuaso di aver visto il sorriso di Maria sul volto di Bernadette. Da quel giorno ho avuto in me, in fondo all'anima, quel sorriso. Ora vivo quel sorriso. Si accorgo che l'unico sulla mia fede, mi rivolge a una parte del bravo sacerdote che certamente con la mia vita via saprà considerarmi e sorridere. Invocazione. O Maria, Madre mia, guarda il mio dolore, guarda il mio sorriso, guarda il mio amore nel cuore e sorridi. Guarda il mio dolore, guarda la mia solitudine, guarda il fondo del mio cuore e sorridi. Preghiamo.